Da Napoli a Miami, con Pietro da Miami, Caffè Napoli 1926, canale YouTube, bam! Parlami Napoli come una cartolina, che noi tenemmo solo marapizio mandolina, ma in realtà è tutta troppi cose sono sbagliate nei tempi antichi, stanno a tussi e noi a mannanza per non morire. Siamo stati condannati e poi ci siamo ribellati, quante cose sono successe in dei vichi, sti quartieri riuscita, voi non camma fa, se la fatica non ci sta, a rubammo siamo onesti, ma poi voi non siamo stessa. Buonasera ragazzi, buonasera, buonasera a tutti quanti. Ragazzi, guardate dove vi ho portato. Siamo al centro di Times Square, al centro di Manhattan, New York. Ci siamo voluti con Caffè Napoli fare questo regalo perché questa è la settimana del mio 40° compleanno. Quindi, grazie signora, signora italiana, eh? Quindi abbiamo voluto fare questo regalo a voi e specialmente a noi. Forza Napoli, signore! Bravo. Ragazzi, oggi per festeggiare il mio compleanno ho voluto chiamare uno dei miei miti giornalistici. Ma prima di presentare il mio mito, facciamo entrare al grande Sasà Pengue. Ciao Sasà, buonasera! Ciao Pietro, buonasera, da Miami a New York, non ci fermiamo mai, tra poco arriveremo a Singapore. Non ci fermiamo mai, non ci fermiamo mai, ragazzi, anche perché è una settimana particolare, per il mio 40° compleanno mi sono voluto regalare il top dei giornalisti napoletani, il nostro, il mio, se mi permette, Paolo Del Genio. Ciao Paolo, grazie per aver accettato l'invito. Ciao Pietro, ciao Sasà, ciao a tutti e complimenti per la sigla che non avevo visto, perché poi l'altra volta che sono intervenuto non c'era ancora questa sigla, evidentemente, forse sono intervenuto alla prima e non l'avevate ancora. Esatto. Bella, molto bella, molto divertente, simpaticissimo. Ci siamo un po' messi a posto. Allora Paolo, prima di tutto ti voglio fare i complimenti, congratulations per la tua squadra NBA che ha vinto l'anello d'oro, giusto? L'anello, il quarto negli ultimi 8 anni, e poi è una bella storia di sport, oltre che ovviamente, è praticamente, per quelli che non lo sapessero, quando si vince il titolo NBA, non è il campionato americano di basket, significa che sei la squadra più forte del mondo. Quindi, come se fosse la Champions, praticamente. Sì, si diventa campioni del mondo. E quindi diventare campioni del mondo dopo anni difficili per questi ragazzi, Curry, Thompson, Green, Thompson soprattutto, ma anche gli altri che hanno avuto infortuni, e a detta di molti era finito il ciclo. 2 anni fa non si qualificarono nemmeno per i playoff, cioè non significa non entrare nelle prime 16, invece sono tornati e hanno vinto giocando a basket. Stupendo, bene, anche Boston ha giocato molto bene, sono state fin da 4-2 la serie finale, insomma sono state 6 partite bellissime, e chiaramente adesso mi devo rimettere un attimo a posto pure io con i bioritmi, perché mi sono fatto 6 nottate, perché non ho registrato niente, tutto in diretta, fino alle Italia finivano intorno alle 6:50. Stefano un quarto, sì. Ti vedevo online, se ti ricordi io ti scrivevo anche. Grandissime nottate. Sì, mi è stato bello. Sono state tutte belle partite, ma poi quello che dicevo oggi, Sasà me l'ha sentito. Dicevo oggi, e cambiamo tanto il Napoli, è meglio che lo dico a me stesso, no? Ho detto a me stesso, Paolo, è meglio che lo guardi un po' meno il basket, perché vedi uno spettacolo talmente fatto bene, con il pubblico che va a vedere le partite con lo spirito giusto, con la sportività giusta, i giornalisti che ne parlano solamente tecnicamente, non si sentono quelle stupidaggini che quando uno arriva secondo si dice che è il primo dei perdenti, là invece i secondi ricevono elogi perché hanno fatto una grande stagione, Boston, no?
cioè c'è proprio una cultura sportiva che, una parola che non uso mai perché non è un sentimento che mi appartiene, ma invidio, devo dire la verità, invidio, perché se ne vedono bene, vanno a vedere lo sport che, si, che gli piace, e se ne vedono bene. Poi se la loro squadra vince, meglio, ma se non vince comunque se ne vedono bene. Noi invece, se vince pare che non è successo niente, se perde c'è un dustagam, proprio ci sta un approccio sbagliato, ma è difficile da correggere, perché questo fa parte proprio della, della cultura, e molta responsabilità penso che la abbiamo noi, non io, ovviamente noi come categoria, quella dei giornalisti, molta responsabilità che il calcio lo presentiamo male, non lo presentiamo come sport, come divertimento, ma lo presentiamo proprio come qualche cosa che deve prevedere lo sfogo della rabbia. Invece vedo che là la gente si va a divertire, da noi pare che andiamo a sfogare la rabbia, vabbè, comunque. Ma perché noi siamo vessati, Paolo. Siamo vessati, ma può darsi pure vero che siamo vessati a sto punto, devo dire. Alla fine può darsi che è vero. Non tutti, ovviamente, ma qualche vessato ci sarà, perché se io vado a vedere la partita e lo faccio per sfogarmi solamente, può darsi pure che poco vessato può darsi che sono. Allora, Paolo, visto che io sono a New York, noi abbiamo un amico in comune che ho visto due giorni fa, che ha voluto lasciarti un videomessaggio che adesso Sasà ci farà ascoltare. Te lo faccio ascoltare, Paolo, c'è anche una domanda all'interno. Sì. Da Napoli a Miami, con Pietro da Miami, Caffè Napoli 1926, canale YouTube. Ragazzi, sto a New York con l'amico bellino, Valerio Fluido. Valerio. Pietro da New York. Allora, Pietro da New York. Venerdì in diretta con noi ci sarà Paolo Del Cieno. È proprio te, sì. Chi vuoi dire qualcosa? Io voglio salutare Paolo, lo abbraccio virtualmente. A breve spero di poterlo incontrare a Napoli, ma questo ci organizziamo. A Paolo voglio chiedere, perché ho un'ossessione, Kvaratskhelia, lo diciamo così, non sappiamo se si chiama così, con da dietro la punta, e se dovesse mancare, perché se manca Mertens ci servono due, addirittura anche al posto di Osimhen, se dovesse avere un raffreddore, perché il ragazzo secondo me c'ha qualità importanti in attacco, e a sinistra ci mettiamo Elmas, solo Zano, poi ci organizziamo. Fammi sapere come la vedi. Ciao. Da Napoli a Miami, con Pietro da Miami. Allora, ecco. Ragazzi, innanzitutto vi dovete credere, lo sapete che non dico sciocchezze, se me lo chiedevate indovinavo. Se me lo chiedevate. Vabbè, sì. Vabbè, poi tu sei di un altro livello anche sulla perspicacia. Ho indovinato che era Valerio, che saluto con affetto e approfitto per dirgli che quando viene a Napoli, niente come anche a Pietro, come a tutti, niente collegamento, venite direttamente a Tele A a vedere la trasmissione lì, quale collegamento, venite direttamente in studio, perché poi a Napoli non ci vivete, quindi quando avete l'occasione di stare a Napoli è bene che riusciate a fare le cose che vi piacciono. La domanda è buona perché secondo me è una possibilità. Poi ovviamente ce le farà sapere, poi ce le farà vedere eventualmente Spalletti, tutte queste cose. Però se io devo fare un discorso sulle caratteristiche, dico che chiaramente è un esterno, però se lo metti dietro la prima punta, o addirittura, come ipotizzava Valerio, in qualche situazione di emergenza, prima punta, può essere. Io mi auguro sinceramente che il Napoli prenda una forte alternativa a Osimhen, cioè un giocatore forte, che ne so, faccio due o tre nomi così, prenda Arnautovic, Simeone, cioè prenda un centravanti forte che possa giocare con Osimhen e al posto di Osimhen, no? Perché partendo Mertens ne abbiamo bisogno di uno che può giocare sia insieme a Osimhen, ma soprattutto non fare sentire l'assenza di Osimhen nelle poche, speriamo, questa volta, no? Poche occasioni che potrebbe mancare. E, sinceramente è una soluzione alla quale spero di non dover ricorrere, però il ragazzo secondo me se la caverebbe bene, però spero che non ci arriviamo, ovviamente. Vero. Verissimo. Paolo, allora, prima di tutto ricordiamo ai nostri amici che oggi doveva venire anche il capitano, il nostro Bruscolotti, che diciamo così si è appiccicato con il link e non è riuscito ad entrare.
Comunque, saluti a tutti quanti. Voleva esserci e io lo ringrazio tantissimo anche per farmi gli auguri. Lo salutiamo ugualmente. Grazie, capitano. Vediamo un po' di fare un po' progressi con la tecnologia. Sì, vediamo un po' di migliorare con la tecnologia e lo salutiamo. Chiaramente Paolo ha fatto le nottate per vedersi il suo Golden State, quindi sicuramente non ci potrà accompagnare per tutta la puntata, ma per pochi minuti. Quindi salutiamo i nostri amici a casa e se ci sono domande, prima li salutiamo. E se ci sono domande per Paolo, ci facciamo anche domande da casa, per favore. Allora, prima di tutto stasera è Caffè Napoli, se no io ero come Antonio Caido, potevamo parlare di NBA tutta la nottata, e Paolo, ma non lo facciamo perché si parla del Napoli, perché anche io ho fatto le nottate, perché in Austria non c'è il fuso orario, quindi anche io alle 6:15 ho fatto. Comunque iniziamo un po' a... Tu dove stai, Sasa? Io sto a Vienna, Paolo. Proprio Vienna, Vienna proprio. Quindi è lo stesso orario italiano, quindi non ho risparmiato niente. Allora, prima di tutto ti saluta tua madre che dice ciao Paolo, tanti auguri per i tuoi 40 anni. Quindi, a Pietro. A Pietro. Sì. Poi c'è un plebiscito per Paolo, perché c'è Anna Maria che dice grande Paolo. Buonasera a tutti voi, un saluto grande a Paolo Del Genio, uno dei pochissimi giornalisti liberi napoletani. Buonasera a tutti, al mitico Paolo. Poi... Li hanno arrestati a tutti quanti. Quasi tutti, pochi liberi. Oddio santo, Paolo Del Geno, Marco da Houston. Poi c'è Oledan, ciao, buonasera a tutti, ma soprattutto a Paolo Del Genio, grande ospite speciale. Poi c'è una coppia che ti saluta, aspetta, arrivo perché qua c'era un messaggio proprio per te, da Vico e Quenze, ecco qua, un onore avere Paolo Del Genio. Paolo, un saluto da Luca e Lisa da Vico e Quenze. Saluto tutti, abbraccio tutti e ringrazio tutti. Ok, allora c'è, diciamo, qualche domanda. Allora, una domanda che ho trovato tra le miliardi di domande che ci sono è praticamente questa situazione portieri. Paolo, vogliono capire un po' i nostri follower che sta succedendo, Meretto, Spina che non si trova. Come sta un po' la situazione? Ma io pure lo voglio capire, se devo dire la verità. Quindi purtroppo non è che posso, non posso risolvere l'enigma, perché in questo momento di enigma si tratta. Penso di aver capito che per Ospina le speranze sono vicine allo zero a questo punto. Allora facciamo invece il discorso su Meret. Meret resta perché improvvisamente Spalletti ritiene che il ragazzo possa essere in grado di fare lui il titolare, quindi ha cambiato idea, perché Spalletti fino a un mese fa ha detto che voleva Ospina, no? Fino a un mese, fino a 15 giorni fa, ha sempre detto che lui voleva Ospina. Ora, se ha cambiato idea e lo dice chiaramente, dice no, io Ospina mi avrebbe fatto piacere se restava, ma mi fido totalmente di Meretta, allora noi ci mettiamo in scia e andiamo tranquilli. Ma se l'allenatore non è così convinto, come a me era parso non essere tanto convinto di Meretta, che lo dica in maniera chiara e che si intervenga. Io ho sempre ipotizzato anche che Napoli potrebbe cambiare tutti e due alla fine. Vero. Convinto che resti Meretta. Ripeto, a me piace il ragazzo. Guarda, io sono più preoccupato per il fatto che si infortuna facilmente che per un discorso tecnico, se devo dire la verità. Sì, perché quello è il problema, Paolo, è che addirittura bisogna capire anche chi è il sostituto, perché va a finire che se trovi un sostituto bravino va a finire pure che a un certo punto della stagione lo possa superare in gerarchia. Quello è un po' il problema e a noi ci dispiace. Un'altra domanda, Pietro, prima che poi ti passo la linea, perché c'era una domanda su Elmas, sempre fatta a Paolo, perché ti chiede praticamente come verrà sfruttato secondo te l'anno prossimo Elmas, Paolo? Ma innanzitutto bisogna capire se Spalletti si è convinto che può giocare una punta dietro Osimhen, e allora Elmas può andare più sugli esterni, può fare il vice di Kvaratskhelia o alternarsi con Kvaratskhelia, oppure giocare anche a centrocampo, perché Elmas comunque nasce centrocampista. Oppure se Spalletti si è convinto, facciamo l'ipotesi che arrivi Deulofeu, di fare giocare un attaccante come non ha fatto l'anno scorso, perché non faceva giocare Mertens, ha fatto giocare solo le ultime 4 partite. E quindi se ha cambiato idea Spalletti, allora lo spazio per Elmas potrebbe essere pure sull'esterno. Se Spalletti non ha cambiato idea, Zielinski e Elmas si giocherebbero la maglia
per giocare dietro la prima punta, dietro Osimhen. Non lo so, io penso che è una buona cosa per Elmas avere questa duttilità e poter giocare in vari ruoli. Alla fine gioca tanto, però alla fine corre il rischio di non diventare mai titolare sto ragazzo, perché va a giocare una volta al posto di una volta al posto di un'altra, una volta 20 minuti, una volta 30 minuti, e quindi non lo so, io credo che c'ha grandi margini di crescita ancora questo giocatore, perché a volte noi di alcuni ragazzi nostri parliamo, faccio i nomi tanto, non è che... Certo. Di Gaetano, che a me piace molto, di Zerbini, che quest'anno è cresciuto molto, però praticamente stiamo parlando di coetanei, no? Correggetemi se sbaglio, ma non penso che siamo lì. Sì, Gaetano è un 2000, è 2000 mi sembra Gaetano, quindi Elmas è lo stesso anno. È 99 mi sa, quindi più o meno sì. Di coetanei, e questi due ragazzi, Gaetano e Zerbini, che per me, Gaetano soprattutto, dico io, sono molto forti, però stanno facendo un percorso. Elmas è arrivato a 18 anni, è andato in prima squadra e ha dimostrato di essere subito pronto, quindi si tratta secondo me di un giocatore che può solo migliorare, già così è un giocatore di questo livello, perché già ha fatto cose importanti con la sua nazionale e con Napoli, in partite importanti si è sempre fatto valere, quindi Elmas mi fa piacere che arriva la domanda, perché chiaramente queste sono le fasi del mercato dove siamo molto, molto attratti dal nome nuovo, però vuoi vedere che teniamo in casa un giocatore da valorizzare molto e non sappiamo. Sono d'accordissimo. Vai Pietro. No, sì Paolo. Con te, cioè, io vorrei parlare un po'. Tutto vero quello che hai detto, che nell'NBA c'è totalmente un'altra cultura. Però anche a livello presidenziale, Paolo, cioè, io non penso che nell'NBA c'è un presidente che fa questo tipo di dichiarazioni. Perché a livello tecnico De Laurentiis, cioè, non lo possiamo dire niente, la squadra è stata sempre competitiva, però come te lo spieghi questa cosa che fa sempre delle uscite infelici? Non lo so, come me lo devo spiegare Pietro, è fatto così e non cambierà. De Laurentiis non è un ragazzino che ha le prime armi, che poi dice vabbè poi crescerà e cambierà, è fatto così, è un uomo di una certa età, è fatto così. Questo è il suo modo di porsi, mi sa tanto che lui manco se ne frega tanto di risultare simpatico o antipatico, quello che gli viene in mente quello dice, molto spesso quello che dice produce effetti negativi come impatto sul pensiero della tifoseria napoletana, purtroppo è così, secondo me non è una situazione, questa non la risolviamo, cioè questa che quando parla De Laurentiis qualche casino scoppia, non la risolviamo, sono convinto. Speriamo di risolvere altre, io perciò sono molto più concentrato, speriamo che faccia la squadra bene, che risolva tutta una serie di problemi che sono lì, oramai aperti, no? Perché questo è un mercato molto difficile per il Napoli, tanti giocatori in scadenza. Speriamo che la maggior parte di questi casi si risolvano in maniera positiva, oppure che se non si risolvono in maniera positiva il Napoli abbia già individuato le soluzioni giuste per restare altamente competitivo. A me interessa questo, onestamente. Poi sulle dichiarazioni... c'è chi se la prende tanto, chi se le fa scivolare addosso, ma e queste sono le due possibilità, ma certamente non lo cambiamo. E dico una cosa, io e Paolo chiamiamo l'NBA, non ce ne frega proprio di quello che dice De Laurentiis, ve lo posso proprio garantire. Io sono molto concentrato da sempre da altre cose. Sui risultati, sì, sui risultati. Che però se migliorano i comportamenti può darsi pure che c'è un collegamento che possano migliorare i risultati, perché certamente uno stadio con entusiasmo, con la tifoseria che va lì convinta a spingere la squadra, può darsi, io se si ricrea un clima migliore a Napoli, e ci deve lavorare la società, non so come, ma ci deve lavorare. Se si ricrea un clima migliore può darsi che l'anno prossimo non perdiamo 5 partite come i fessi in casa senza riuscire a fare niente. Pietro, si sentono un sacco di rumori, quindi ogni tanto metto il mute perché ovviamente stando in mezzo alla strada sentiamo un po' di cuore. Prova a parlare. Non ci sente più Pietro. Fa allora Paolo, ti faccio un altro paio di domande velocissime, perché ti chiedono sia la situazione allora di Anghissà, secondo te cosa è successo? Perché sta Stefano che dice: Paolo, ci spieghi come sai fare solo tu la situazione Anghissà, ovviamente se l'hai capita, cioè questo malumore che è uscito sul giornale.
pare che secondo persone vicino ad Anghissà, il Napoli avrebbe detto, promesso ad Anghissà che nel momento in cui riscattava il giocatore dal Fulham, cosa che è avvenuta, ci sarebbe stato anche un bonus per lui. E invece pare che poi invece il Napoli non l'abbia voluto riconoscere Anghissà e i suoi agenti si siano risentiti. C'è stato quindi questo confronto, non porterà, io credo da questo punto di vista, di poter tranquillizzare i tifosi, nel senso che non escludo che possa succedere qualche cosa, addirittura che anche vada sul mercato. Cioè, noi già siamo qua con un sacco di problemi da risolvere, quelli che sembravano risolti non li aggiungiamo, perché sennò la vicenda si complica troppo. Pietro, fammi risentire, ci sei? Ci sono. Ok, vai. Sì, no, ma io mi riferivo proprio a questo, Paolo. Sinceramente, cioè, la società, ma come ripeto, con la squadra, diciamo che cioè, la squadra è sempre forte, però questo malcontento dei tifosi, secondo me, non ci fa bene, perché comunque noi facciamo sempre la differenza quando noi andiamo allo stadio. Secondo me questo è un grandissimo handicap che non so come si dovrà cercare un po' di ritornare alla normalità. Paolo, per esempio speriamo che invece di creare malcontento crei abbia un riscontro positivo il lancio della campagna abbonamenti. Non so niente sulle cifre, mi auguro che non sia una nuova un nuovo tema sul quale alimentare polemiche, perché già siamo pieni, ecco. Quindi questo ovviamente che dobbiamo fare, io lo sto dicendo da un sacco di tempo, mi permetto di dirlo alla società, secondo me abbassare i prezzi significa innanzitutto avere un feedback positivo dopo, perché la gente resterebbe soddisfatta ovviamente, ma poi significherebbe anche, proprio andando sul concreto, vendere più abbonamenti e quindi fare più soldi. Perché se tu metti prezzi alti e te ne esci alla fine, mentre gli altri stanno facendo 30.000, 25.000, 35.000 abbonati, noi ce ne usciamo con un dato di 5.000, 6.000 abbonati, perché teniamo i prezzi alti, voglio sapere a chi abbiamo fatto festa, a noi stessi. Quindi io mi auguro che il Napoli abbassi i prezzi per poter fare anche il Napoli un bel botto, perché c'è tanta voglia della gente di tornare negli stadi. Abbiamo visto Inter, Milan e Roma viaggiano già intorno ai 30.000 abbonati, quindi mi auguro che il Napoli, non lo so, almeno a 20.000 possa arrivare, sarebbe un bel risultato, ma non dipende tanto dalla gente, perché la gente, se i prezzi sono alti, decide poi di scegliere le partite, lo sappiamo oramai. Quindi sì, se i prezzi sono invece convenienti, uno dice, vabbè, mi faccio l'abbonamento tutto l'anno, perché ci sono molte persone a Napoli che se non conviene l'abbonamento, se il prezzo è troppo alto l'abbonamento, sapendo anche di non poter andare sempre, perché oramai per molte persone, ecco, questo bisognerebbe far capire, per molte persone è difficile, quando fai un abbonamento non significa che ti devi vedere 19 partite, perché o hanno attività che a volte si gioca in orari, l'anno prossimo per esempio il Napoli facendo la Champions giocherà spesso il sabato, e quindi c'è tanta gente che il sabato non potrà andare, tiene i negozi aperti fino a tardi, fa attività che fino al sabato pomeriggio lavora e quindi non ci può andare, quindi uno si fa un abbonamento ma poi dopo, sapendo che non si possono manco più dare agli amici perché sono nominativi, uno non lo sfrutta, quindi o i prezzi sono bassi oppure si va ai biglietti, e i biglietti sappiamo che significa oramai a Napoli, se il Napoli non sta lottando per lo scudetto non ci va nessuno, tanto per essere chiaro. Visto che comunque Paolo ci dedicherà praticamente pochissimi minuti ancora, se ci sono domande per lui, così accontentiamo i nostri amici da casa e salutiamo a Paolo che dopo la nottata di ieri farà bella ronuta. Allora, ti metto un attimo il silenzioso, Pietro, perché si sentono tanti rumori. Allora, per fare tutte queste domande a Paolo, Paolo se ne dovrebbe andare tipo a l'una di notte, quindi ne prendo un paio. Allora, perché ce n'era una simpatica, che era questa qui. Allora, Paolo, se dovesse andare via solo uno tra Politano e Onas, potremmo prendere solo un De Lofeo e rimanere con Petagna, anche rifacendomi alle parole di ADL, che rimandava il mercato a dopo il mondiale. Ma io non lo so, sta cosa dovrebbe andare in mercato al limite aggiustarlo dopo il mondiale, ma
numericamente non si può rimandare proprio niente, perché si dovranno giocare un numero incredibile di partite una dietro l'altra, perché essendo il calendario molto ristretto, no? Perché si blocca poi per i mondiali, la stagione si giocherà praticamente sempre. E quindi mi ricordo che addirittura da agosto fino alla sosta per i mondiali, mi sa che stiamo intorno alle 20 partite fra Champions e campionato. Esatto. Sì. Per fare 20 partite, 20-22 partite, non mi ricordo. Per fare 20-22 partite mi sa che ci vogliono 20-22 giocatori, quindi non si può aspettare proprio niente. E quindi Politano, un as, tutti e due via, mi sembra un po' troppo, perché De Lofeo viene, credo, inizialmente per fare il sottopunto. Poi se qualche volta andrà a destra o a sinistra vedremo, però viene per inizialmente per fare quel ruolo lì. Quindi a destra ne dobbiamo avere due, Lozano più uno fra Politano e un as. Oppure comprarlo, perché... se vanno tutti e due via, perché... Certo, perché il nostro follower, secondo me, parlava di quella cosa che disse nella conferenza di Castel di Sangro, dove disse: non dimenticatevi che c'è il mercato anche a gennaio, quindi probabile che si possa fare. Dico, noi lo sappiamo, ogni tanto ci ricordiamo. Noi siamo nel calcio da più anni di De Laurentiis, quindi ce lo ricordiamo, è inutile che ci ricorda le cose. Vincenzo poi ci dice: Paolo, che campionato ti immagini se la squadra rimanesse questa, con quelli scadenza che vanno via tutti e senza ulteriori entrate, e con Luperto di ritorno, prenderesti comunque Østergaard? Che oggi si è parlato un po' che Luperto non è stato riscattato dall'Empoli, è uscita anche quest'altra notizia. A Luperto devo parlare da un punto di vista tecnico, è un mancino. Noi, il Napoli ha deciso di tenere Juan Jesus come vice di Koulibaly, e quindi non penso che Mancini a destra fai una fatica notevole. Non sono nessuno dei due titolari, e quindi dovrebbe andare Koulibaly a destra, ma nessuno dei due è titolare, quindi per me ha più senso prendere un destro, quindi Østergaard, che far rientrare Luperto, che credo verrà girato in prestito. Quindi prendi Østergaard, poi dopo e non vendi nessuno a centrocampo, in attacco le coppie ci sono. E che squadra è questa qui? È una squadra che secondo me due ruoli importanti, cioè il portiere, vediamo che cosa si può fare, se prendere un portiere che fa proprio la differenza, e poi un altro che fa gol, sinceramente, ragazzi, un altro che fa gol, perché se se ne va, come penso, se ne va Mertens, se ne va uno che fa gol facilmente, quindi serve qualcun altro che fa gol. Ok Pietro, allora le domande sono queste, vediamo se Paolo vuole andare via, perché sono passate mezz'ora e così lo lasciamo. Bene ragazzi, no, vi saluto anche perché c'è un problema pure col telefono, perché oggi ho stato tutta la giornata in giro, riunione, quindi non ho molta batteria, quindi preferisco salutarvi bene, non che cade la linea. Perfetto Paolo, ti ringrazio tantissimo, grazie per avermi fatto questo regalo per il mio compleanno. Spero di conoscerti presto e ci vediamo presto. Tantissime fatemi sapere quando venite a Napoli, ragazzi. Ciao Pietro, ciao Sasana, abbraccio a tutti e buona serata e auguri. Ciao Pietro. Grazie, grazie Paolo, un abbraccio forte, grazie mille. Ok, Sasà. Adesso vengo un po' su di te, io mi levo proprio sì. Io. Sì, ok, vieni su di me. Se c'è qualche messaggio lo leggi. Nel frattempo facciamo godere ai nostri follower della fantastica Times Square. Vai, leggi i messaggi. Allora sì, iniziamo a leggere un pochino di messaggi. Ragazzi, Paolo purtroppo è dovuto andare via, quindi aspettiamo che dovrebbe arrivare un altro ospite. Purtroppo vi ripeto, Giuseppe Bruscolotti, il grande capitano di Pirlo, non è riuscito a collegarsi purtroppo, però ce lo faremo trovare al più presto. Allora, sono molto curioso di vedere la nuova fascia sinistra che tatticamente con due giocatori fisici cambia totalmente rispetto agli anni passati. Come giudico Olivera? Questa era una domanda con Paolo. Vado avanti. Paolo, quale Pietro si può senso da Francoforte? Lo salutiamo. Luca, il nostro moderatore, ciao, benvenuto. Ragazzi, aiutateci sempre con qualche like perché sono pochissimi. Don Pietro, tantissimi auguri. Questo lo penso, dice Angela Torre, anch'io. Elmas deve giocare per crescere, diventare il nostro diamante puro. Anche Carlo dice: mettete like anche su YouTube. Poi vediamo qualche altro messaggio, sicuramente tanti, scusate se le ho saltati ragazzi, non dice niente. Allora
La campagna acquisti andrà verso l'ennesimo flop, l'obiettivo di una gran parte della tifoseria è quello di non far guadagnare soldi a De Laurentiis, li può mettere anche a 10 euro. Capito, il contento dei tifosi è causato dai comportamenti, soprattutto dei nuovi desideri del cosiddetto presidente. Che, sì, però ragazzi, toni un po' più tranquilli, questi messaggi e poi più piccoli, ragazzi, se no non ce la faccio a leggere. Nino, ciao a tutti, forza Napoli, Nino da New York. Poi Lorenzo Pro che ci saluta. Poi Luigi Settembre dice: se esce Petagna preferirei Beto, che è molto simile a Osi e potrebbe funzionare meglio anche di Simeone e Broca. Like Lorenzo che ti dà buon compleanno, ti dice buon compleanno Pietro, bravo, sfrutta Elmas per Edoardo Clemente. Ventesimo like, sono pochissimi, vai Pietro, dimmi. No, vai, stasera, scusami. Allora, poi altre persone che ti fanno gli auguri, Edoardo. Pietro, sei andato da Valerio quando mi vieni a trovare a Houston, dice Marco. Comunque tanti auguri e grazie mille a Sasa e a te per la presenza del grande Paolo. Pietro Stellina dice: Pietro, ti piace più lì o Miami? Dove vivresti di più? Vai, una domanda a te, Pietro. Allora, Stellina, ti devo dire la verità. Preferisco Miami come vivibilità. Sto da tre giorni qua e praticamente sto subendo tantissimo lo smog, non sono più abituato. Sto da 8 anni a Miami e ragazzi, non è inquinata come però, ma New York è New York chiaramente, ragazzi. Poi dipende dai gusti che voi avete. Però New York è New York, ragazzi, non mi fate queste domande, che sennò mi attaccano. Siccome ti piace Miami, ti piace New York. New York mi piace, è una bellissima città, ma preferisco Miami. Allora Pietro, io ti rimpicciolisco perché abbiamo il re del calciomercato, perché ora è arrivato il momento di dare qualche notizia seria ai nostri follower, perché non ce la fanno più a leggere questi giornali, queste notizie. Noi abbiamo il re, Ciro Troise. Buonasera ragazzi, troppo buono, troppo buono. Ciao Ciro, buonasera, grazie Ciro. Per aver accettato l'invito. Sasa, prima che facciamo partire Ciro, che anche lui ci regalerà pochi minuti, mandiamo la nostra pubblicità e poi diamo spazio full a Ciro, per favore. Va benissimo, allora ragazzi, 1:03 e ritorniamo. Non vi muovete, mi raccomando, like e condivisione, se no non torniamo più. Da Napoli a Miami, con Pietro da Miami. Club Napoli Miami. Napoli 1926, canale YouTube. Parlami di questo occasionino, canuia e terremo solo maravizio, mandolina, Maria, fai questa. Troppe cose sono sbagliate, ritrovate che stanno a tussiedi, mi ammannazza, quando muori, si è stata condannata e poi c'è si muore per l'altra. Troppe cose sono successe, ci aspettiamo a Forza Napoli, si è patita, non c'è stata, a rubarmo, si è morta, Forza Napoli, sempre, ti aspettiamo qua ragazzi. Giovanni con grande novità la leggenda, ogni settimana c'è qualcosa di nuovo. Eccoci ed eccoci ritornati ragazzi. Allora Sasa, facciamo così. Noi il nostro Bruscolotti, ricordiamolo, non ha saputo usare il link che l'abbiamo mandato, quindi non ha potuto raggiungerci. Però c'era Valerio Fluido che faceva una domanda al nostro Bruscolotti. Se la metti in onda, così questa domanda che lui fa al nostro Bruscolotti ce la possiamo passare al nostro Ciro. Va benissimo, allora Ciro, questa domanda oggi è per te. Da Napoli a Miami, con Pietro da Miami. Venerdì ci sarà Palesir. Mamma mia, che cosa, io... Allora, mi sono emozionato quando ho avuto l'onore di parlare
con il capitano su Instagram e mi emoziono adesso che lo saluto a distanza. Capitano, io non posso far altro che abbracciarti, parlaci del Napoli, perché quello che hai vissuto tu non tante altre persone lo possono dire e raccontare veramente. Quindi noi dobbiamo sempre ricordarci la storia, cioè non possiamo andare avanti. Ma Palantir è la storia. Esatto, quindi grazie, continua, non smettere mai di dirci la tua opinione schietta e sincera come sempre, e vediamo se troviamo una figura, perché magari capitano non lo vuole, non lo so, ma una figura come lui. Ma il capitano Palefiero lo vuole qua. Lo vuole? È il presidente. No, non lo vuole. Chiediamo al capitano, ci risponde lui. Bruttolotti, capitano, nostro capitano. Te la senti per diventare di nuovo la bandiera, una figura. Bisogna legare i tifosi, non si allontanano, siamo tutti slegati. Capitano, come mamma fa? Capitano, pensici tu. Da Napoli a Miami, con Pietro da Miami, Caffè Napoli 1926. Ok, siamo tornati, Ciro. Allora questa domanda era per il grande capitano. Sì, Ciro, la domanda praticamente, dopo tutti questi problemi che sta avendo la comunicazione del Napoli, avere una figura che può essere come collante, cioè non pensi sia una buona cosa, anche perché come puoi vedere, cioè praticamente ci sono i pro e i con il presidente, cioè che ne pensi? No, io credo che la figura possa essere sicuramente importante. Il problema è che De Laurentiis non l'ha mai voluta una figura del genere, e mai la vorrà, cioè non ci prendiamo in giro, lui non ha mai voluto questa figura. Ora l'ispetto per Peppe Bruscolotti è infinito, capitano di sempre, quello della fascia per Diego, cioè, però al di là di Peppe, anche se ci possono essere anche figure più moderne, tra virgolette, no? Un Paolo Cannavaro, poteva esserlo Mertens se le cose fossero andate diversamente. Quindi il discorso è più complesso, più ampio. Purtroppo lui non la vuole. In generale io credo che il Napoli abbia bisogno di varie figure, anche un direttore generale secondo me sarebbe il caso di avere, a cui attribuire delle responsabilità e un mandato serio di operare. Però questo è il suo modello, ormai sono passati 18 anni, se voleva cambiare cambiava, quindi se avesse voluto cambiare cambiava, e questo è il suo modello, noi dobbiamo accettare, fare le giuste critiche costruttive, però è inutile secondo me dire cose che ormai non si sono viste e per me non si vedranno con lui. Sì, allora Ciro, io voglio prendere un attimo sto spazio per farti, diciamo, la domanda delle domande, che è quella su Ciro Mertens, che ormai ovviamente è la domanda del giorno, se secondo te c'è qualche piccolo spiraglio di ripresa su questa trattativa. E poi a bomba ti voglio andare a chiedere, ecco qua, gli ultimi movimenti secondo te del Napoli, soprattutto per i portieri, per questo nuovo difensore e per la situazione dell'Ofeo, così te le ho fatte tutte quelle là che stanno tra i commenti, così puoi farci tu una chiarificazione generale. No, innanzitutto ci sono parole di Spalletti molto importanti, in cui parla della stagione passata. Non so se tu hai modo di riprenderle, così le fai vedere a chi sta seguendo. No, non ce l'ho, Ciro, ce le possiamo dire, perché non le posso ricaricare da qui. No, vabbè, parla che i tifosi del Napoli meritano una squadra forte, che bisognerà ripetersi quest'anno, provare a lottare con le squadre in alto, e che comunque sarà difficilissimo lottare per le squadre in alto. Si prende le responsabilità, dice che vuole la piazza e quindi proverà a fare il massimo quando
la battuta che fa sullo scudetto, quando dice chiederanno lo scudetto, dice non è nuovo che lo chiederanno, non è una cosa nuova che la chiederanno. Infatti avrei aggiunto 32 anni che lo chiedono. E al di là di questo, allora partiamo da Mertens. Salvo miracoli, sinceramente io credo che ci siano poche speranze di vederlo ancora a Napoli. Vediamo se in questi ultimi, seconda metà di giugno, c'è qualche miracolo, ma io sinceramente credo, ahimè, che uno in Belgio, l'altro negli States, dove De Laurentiis dovrebbe arrivare a breve, nei prossimi giorni, credo che ci sarà questo addio silenzioso, e che a me non piace, non tanto nella sostanza, perché ci può anche stare a 35 anni di fare una scelta del genere, ma è la modalità di come l'ha preparato il Napoli, cioè non l'ha scelto, ha dato l'impressione falsa che scegliesse Mertens, quando in realtà è il Napoli che ha indirizzato, e bastava fare come ha fatto la Juve con Dybala, dire non fa parte del nostro progetto, non merita i soldi che gli dovremmo dare, vogliamo puntare su altro. Stima infinita per quello che ha fatto, organizzazione di un saluto degno, e sarebbe, la città avrebbe visto tutto in maniera diversa, invece queste modalità continuano a far male. Su De Lofeu è il sostituto di Mertens, però deve partire anche un as, sia per ragioni di lista che per ragioni economiche. Ovviamente quando ci saranno questi movimenti definitivi, il Napoli intensificherà l'assalto a De Lofeu, deve alzare l'offerta sia all'Udinese che al giocatore per trovare l'accordo. Sul difensore dovrebbe essere Østigard, la trattativa è impostata. Ha un contratto scadenza nel 2023, quindi il Napoli sa che il Brighton, pur avendo delle richieste alte in questo momento, non può forzare la mano più di tanto, quindi crede che offrendo 4 milioni più bonus e con una percentuale di futura rivendita potrà sicuramente cercare di raggiungere l'affare. Non so se c'erano anche altre cose che mi avevi chiesto. No, erano queste qua, e tu giustamente sei stato bravissimo a farci tutta un'infarinatura. Un'altra cosa che mi chiedevano nei commenti, poi passiamo, diciamo, la linea a Pietro, come reputi Østigard e Kvaratskhelia, cioè proprio dal tuo punto di vista, che giocatori sono e se secondo te sono buoni nel roster? Mo stavamo parlando di NBA prima, allora richiamiamo roster del Napoli. Allora, Kvaratskhelia l'ho visto poco, onestamente. Video, spezzoni di partita, ora in National League. Allora, sicuramente è un giocatore che ha talento, che è un, io lo chiamo un driblomane con il fisico da peso medio. Se vedete, sembra un peso medio della box, quando lo vedete. Però ha questo dribbling di, non nello stretto, ma di forza, come se fosse il vento che si muove, no? Nella dinamica. È un giocatore bravo in campo aperto, che ha le caratteristiche di un Napoli fatto verticale, solido, strutturato per valorizzare Osimhen, però ovviamente non ha mai fatto un minuto nelle coppe europee. La squadra più importante in cui ha giocato è Rubin Kazan, con tutto il rispetto, quindi va misurato in questo livello qui, e non è una cosa semplice, però visto il livello del campionato italiano, che ahimè è sempre più basso, vista, anche se quest'anno il livello si alzerà, vedete Pogba, Lukaku, qualche affare importante in Italia ci sarà, Matic, credo che lui possa avere le qualità per imporsi anche in questo contesto. Bisogna dargli il tempo, però, perché anche Leao, che partiva da che ha caratteristiche simili e partiva da un livello più alto perché veniva da Lille, ci ha messo un po' di tempo per diventare continuo. Quindi tempo. Se pensiamo che Kvaratskhelia arriva e fa quello che ha fatto Insigne, siamo fuori di testa. Insigne è stato un campione a Napoli, anche se qualcuno ha parlato troppo e male spesso di lui, uno che fa 122 gol, un centinaio di assist, ha caratterizzato il gioco. Lui è un giocatore diverso, bisogna prenderlo per quello che è. Riguardo Østigard, invece l'ho visto molto di più col Genoa. È un difensore che secondo me aggiunge, se arriva da quarto, perché ovviamente lì c'è un mostro sacro, non va toccato, che Koulibaly, se arriva da quarto è perché è un giocatore di fisico, bravo nell'anticipo,
abile nel gioco aereo, un po' meno abile degli altri tre nella costruzione dal basso, però ci sta mettere una risorsa diversa in questo scacchiere. Un 99, quindi è un giovane, può crescere tanto, quant'altro. Sicuramente come quarto difensore è un giocatore di proprietà, a differenza del pezzo di Tuan Zebe che ha giocato pochissimo, quindi è sicuramente un miglioramento, a differenza di Kvaratskhelia che è un salto nel vuoto, che ha le caratteristiche di diventare un bel salto nel vuoto. Lui è una certezza, perché è una certezza ma anche giovane, ed è una certezza di miglioramento, perché sicuramente può far meglio di Tuan Zebe che ha giocato pochissimo, ma anche di altri difensori che ultimamente non hanno fatto bene nel Napoli, come Maximovic per esempio. Sono d'accordissimo, Ciro. Pietro? Sì, Ciro, c'ho una domanda per te, però vorrei che rispondesse il tifoso e non il giornalista esperto di mercato. Sei più fiducioso o sei più preoccupato? No, sono più preoccupato, per la verità. Sono più preoccupato, mentirei se dicessi altro. Lo dico sia da giornalista che da tifoso, diciamo. Non distingo le due cose. Sono preoccupato perché il Napoli è arrivato a fine ciclo. Ci è arrivato male, secondo me, perché obiettivamente negli ultimi tre anni è successo di tutto. L'ammutinamento, Napoli-Verona, la delusione di quest'anno, anche se è sempre importante andare in Champions League, però è inutile nascondere che c'è stata un po' di delusione per l'epilogo del campionato, per quello che si era sognato. Anche come rosa ci sta arrivando male, perché è una rosa che sostanzialmente, vedi, continuano ad andare a parametro zero i giocatori. Ora c'è il rischio di Fabian, per esempio, oltre Koulibaly. Si è perso un po' il filo di una squadra che invece 4 anni fa, ricordo una frase della Laurentiis: se le vendiamo tutti facciamo più di 1 miliardo di euro. Cioè quel capitale si è sgretolato. E oggi non è facile mettere a posto i pezzi di questo puzzle e ripartire in una piazza che vorrà ancora lo scudetto, giustamente. Una piazza dove, ahimè, c'è un clima sempre più tossico. Spero di vedere nella campagna abbonamenti un segnale diverso. Vorrei rivedere come quando ero ragazzino e mi emozionavo a vedere le classifiche della campagna abbonamenti. Napoli era sempre... Voi non siete giovanissimi, secondo me. Cioè, ve lo ricordate di questi momenti qui? Non siete proprio... avete vissuto il San Paolo quello vero, quello che ruggiva al di là del risultato? Quindi ve lo ricordate? E soprattutto si fa in un contesto in cui gli altri crescono, perché Milan sarà più forte, anche se sta vivendo una fase di criticità, Maldini, Massara, rinnovo, però per me sarà più forte di prima, l'Inter sarà uno squadrone, la Juve sarà più forte di prima, e la Juve che fa 2 volte il quarto posto mi puzza che la terza volta sbaglia ancora, la Roma il secondo anno di Mourinho, la Lazio il secondo anno di Sarri, cioè la concorrenza aumenta. Però bisogna dare atto che comunque il Napoli, tutto sommato, ha fallito poche volte. E anche quando ha fallito ha trovato sempre qualcosa per salvarsi. Viene in mente la Coppa Italia di 2 anni fa. Quella è la mia speranza, quella lì. Però ti devo dire, su due piedi ti dico più preoccupato che fiducioso. 2 anni fa, oggi, proprio 2 anni fa, abbiamo vinto la Coppa Italia. Quindi oggi è proprio l'anniversario. Pietro? Sì, Ciro. Cioè, vedendo un po' anche in tutta Europa, cioè in tutto il mondo, cioè si sta diciamo, percependo che il calciomercato sta cambiando, perché non solo i giocatori del Napoli, ma un po' tutti stanno andando a zero, perché chiaramente andando a zero possono chiedere più soldi, cioè parliamo della vil moneta, no? Secondo te, cioè, le società, come si possono, tra virgolette, difendere su questa, non lo so se chiamarla cattiva abitudine, perché comunque, cioè, per i giocatori è una cosa buona, però sono soldi che perdono praticamente quasi tutte le squadre. Vediamo Dybala, cioè, vediamo Mertens, Insigne, cioè, come pensi può cambiare il calciomercato, cioè, se i giocatori continuano ad andare tutti a parametro zero? Come sta cambiando? Non sarà più una... Prima si diceva perso a parametro zero, no, il giocatore. Ora questa frase scomparirà, il rodaggio del passato, siamo in una nuova epoca, ragazzi, il mondo cambia velocemente.
tu stai a Miami e il meglio di lì non lo può capire nessuno. Il mondo cambia velocemente, la pandemia ha accelerato ancora di più i cambiamenti del mondo. E oggi si dirà, non è più una perdita, molto spesso è uno stipendio di cui ci si libera, quindi un peso che si toglie per le società. E si sceglie proprio di perderle a parametro zero. Però c'è anche un incasso che la società perde. E io mi riferivo proprio ai soldi, perché se noi parliamo 2-3 anni fa, tutte le società compravano i giocatori, pochi casi a parametro zero. Adesso la società, per gli investimenti che ha fatto, si sta perdendo tutti questi investimenti. È vero che perde il monte salariale, però perde l'entrata della vendita del giocatore. Sono d'accordo in parte, perché secondo me, parliamoci chiaramente, Insigne e Mertens non ricavavi un granché, perché li hai ammortizzati al massimo, li dovevi vendere anni fa, ma sarebbe, forse avremmo perso tante cose belle che abbiamo visto invece, perché poi il Napoli ha scelto proprio di conservare un'identità di gioco e valorizzarla al massimo. Basta ricordare l'anno dei 91 punti più di tutti, però al di là di questo, questo tuo ragionamento è giusto solo se il Napoli perdesse Fabian a parametro zero. E infatti, se ci fai caso, la reazione è diversa, molto più preoccupata. Si fa questa flebile minaccia di finire come Milik, di metterlo in difficoltà su questo. Quindi il discorso è un discorso ambivalente. È una ferita se lo fai per gli under 30, diventa una risorsa se lo fai per gli over 30. E poi è inutile girarci intorno, è proprio il mondo che cambia. O si mette io per esempio farei una regola di un indennizzo calcolato in base agli anni in cui ha la società, come per i premi di formazione che si fa per i giovani, in cui si dice tu lo prendi a parametro zero, devi riconoscere al club che ha formato un indennizzo, poi magari ti possono stabilire i parametri. Farei questo perché secondo me sarà sempre di più questa storia qui, però se sai lavorare ne esci bene. Vedi il Milan con Donnarumma, Magnan, se perde che si è metterinato Sanchez non ci va a perdere, quindi se ne lavori bene comunque ne esci bene. Perfetto, allora Sasà, visto che Ciro tra 7 minuti se ne andrà, perché chiaramente mi ha chiesto di rimanere solo mezz'ora e anche noi chiudiamo tra 7 minuti, certo. Leggi 2 messaggi a Ciro, sì. Dagli un primo piano, okay. E io mi preparo per fare un regalo per benissimo. Il mio compleanno. Vai. Benissimo, benissimo. Allora, Ciro, ti leggo qualche messaggio, perché c'è Frank che non è d'accordo con te, perché dice: io con Ciro, per carità, non sono d'accordo, attaccato al passato. Koulibaly, mostro sacro e intoccabile, sostituito da un parametro zero. Il Napoli, caro Ciro, sarà più forte ancora. Quindi Frank... Non ho capito cosa vuole dire, comunque... Frank, te lo spiego perché un nostro follower, lui ha detto in qualche nostra live che quando è entrato Juan Jesus quest'anno, addirittura in qualche partita, ha dato più sicurezza di Koulibaly, quindi sta dicendo che Koulibaly è un po' in campo. Bisogna vederle bene le partite. Juan Jesus ha fatto dicembre e gennaio, vatti a vedere il calendario. A gennaio le partite erano con Venezia, Bologna, Salernitana, quella là sanitaria venne con 11-12 giocatori, a Napoli, Sampdoria. Una sola grande partita hai fatto con Juan Jesus a Milano col Milan. Come l'hai fatta? L'hai fatta difesa, compatti e dopo il gol segnato dopo 7 minuti, che per carità nell'esigenza va benissimo, ma il Napoli che vuole vedere alto in classifica è quello che ha la difesa alta, quello che mette i piedi della linea difensiva nella metà campo avversaria, e quello lo puoi fare con Koulibaly, non lo puoi fare con Juan Jesus. L'ha fatto pure, mi sembra che ha fatto anche Juve-Napoli, mi sembra, Jesus, no? Non Maluccio. Sì, bene, anche quella lì, però ti sto parlando di... Sì, ho capito benissimo, ho capito bene. Posso citare Napoli-Atalanta in casa, dove c'era lui, e si vede la differenza. Di una difesa che agiva in modo diverso, quindi più veloce,
con una squadra che ti attacca la profondità come fa l'Atalanta. L'Atalanta nel momento migliore venne a Napoli quella partita lì, quindi certo. E poi un conto è la partita singola 3-4 partite, un conto è un campionato intero. Io ti dico che il Napoli oggi, e ha detto Spalletti, non io, se esce Koulibaly non ha un giocatore, non può mai prendere un giocatore che entra e fa quello che fa Koulibaly. Nella migliore delle ipotesi può prendere un giovane che può crescere nell'arco di qualche anno, magari diventare anche più forte di Koulibaly, però aspetti sempre nell'arco di qualche anno, e nell'arco di qualche anno nel frattempo ci vai in Champions League. Non dico lo scudetto, che per me dire lo scudetto è prendere in giro la gente, perché lo scudetto può anche capitare, ma deve capitare come sta capitando quest'anno, che l'Inter non fa benissimo, la Juve si scivola, le altre, quindi tu ti puoi trovare lì, perché la squadra quest'anno era forte, l'anno prossimo secondo me sarà buona ancora, e quindi può, però non puoi mai dire di partire per vincere lo scudetto, non lo puoi mai dire, e prendere in giro la gente dire una cosa del genere. Poi non so se la domanda si riferiva pure a Insigne, perché lui in generale parla, ecco qua, Frank è uno dei nostri follower che parla in generale, come poi hai esordito tu, di questo cambio ciclo. E il Napoli di solito, quando decide di fare il cambio ciclo, va forte su dei giocatori, consapevole di poter migliorare. Però io sono anche d'accordo con te che Kvaratskhelia è, tra virgolette, un'incognita, perché dobbiamo dirlo, per tutte le cose che hai detto tu, e ora poi dobbiamo capire quali saranno i calciatori che andranno via e come verranno sostituiti. Penso che ad oggi è ancora presto, no Ciro? No, ma infatti ho detto, la domanda era preoccupato, più che io sono più preoccupato che fiducioso, per certo. Però io ti dico, allora, per me guai a crogiolarsi nel passato, cioè nel vivere col nostalgismo, che questa città è maestra in questo. Basta pensare che ancora invocano Cavani, cioè noi Cavani fa 45 anni e noi saremo ancora qua a sentir dire perché non prende Cavani, cioè fra 10 anni, no? Cavani avrà finito anni, saremo ancora a dire Cavani. Però neanche mettere in discussione il passato, perché lì diventa una belva. No, cioè, mai. Sento dire ma Mertens, però ma Insigne, però io mi accontento che quelli che verranno faranno la metà di quello che hanno fatto Mertens e Insigne, che insieme fanno 270 gol in due. 270. E lì non si fa una piega, lì sono dati inconfutabili. Poi c'è uno spunto che ci dà questo nostro follower, che è un passaggio di Spalletti, perché Francesco Pirozzi dice: Spalletti inoltre ha detto sempre a Sky Calciomercato poco fa che per lui il portiere deve saper usare anche i piedi e non deve solo parare. Questa è una... lo dice lui, lo dice il calcio, cioè l'evoluzione del calcio. Spalletti vede qualche partita ogni tanto, no? Poi puoi scegliere come giocare con i piedi, cioè per esempio Juric, il calcio di Juric fa molta costruzione lunga, ma non è che dice al portiere spazza come si faceva 40 anni fa, ma anche il lancio lungo deve trovare, per esempio se lo fa indirizzato sul quinto, sull'esterno, che deve avere il tempo giusto di anticipare l'avversario per mandare il pallone in profondità verso il compagno. Cioè anche il gol di Leao con la Sampdoria, no? Lancio di Magnan. Quindi è normale, cioè è ridicolo chi dice il contrario. Cioè dire che il portiere deve solo parare è come dire che tu oggi non usi più il cellulare, che dici vabbè, io sono cresciuto per il telefono a casa. È l'evoluzione del calcio, che poi lo fa il regolamento, perché il regolamento, da quando consente di pressare anche dentro l'area, ha portato il gioco anche dentro l'area propria. Poi ci sono le forzature che sono pericolose e vanno evitate, c'è la capacità di scegliere i momenti. Comunque Meretti, secondo me l'unica cosa che ha fatto negli ultimi 4 anni in cui è migliorato è con i piedi proprio, perché ha lavorato, si vede anche nel rischio di troppo che si è preso ad Empoli. Ora lo dico, posso sembrare folle, ma in quella giocata, in quell'errore, anzi, io sono d'accordo, orrore, c'è la volontà di saper di giocare con i piedi, di non aver paura di farla. Esatto. La giocata poi la deve fare molto meglio, se la porta sul sinistro, la fa in maniera superficiale, e non legge il pressing di Pinamonti, però è ovvio che debba saperlo fare. Lo può fare anche Meret, anche perché, piaccia o no a Spalletti, ma il Napoli
questa impressione qua mi sta dando che vuole puntare su Meret, rinnovandogli il contratto, mettendo alle spalle un vice esperto come potrebbe essere Sirigu. Secondo te chi è ora in vantaggio come secondo? Sirigu, poi c'è qualche altro nome, Ciro? Ci sono sicuramente anche altri nomi, però Sirigu mi sembra il nome più concreto. Ok, vediamo se è pronto il nostro Pietro che ci vuole fare un regalo. Pietro, wow! Aspetta, lo metto in primo piano. Ragazzi, vai Pietro! Ok, questo è il mio 40° compleanno, se come potete vedere. Volevo condividere con voi questo bellissimo momento a Times Square. Mi sono voluto regalare Paolo Del Genio, il migliore, Ciro Troise, il migliore. Mi sono voluto regalare tutto quello che era possibile quest'oggi per me e per voi. Io ringrazio a Ciro Troise per essere passato, grazie tantissime. Grazie a voi. Ringrazio a tutti voi. Grazie Ciro. Ringrazio a tutti i nostri follower per gli auguri che mi hanno fatto. Ringrazio a Sasà Pengue che è sempre il numero uno. Adesso Sasà manderà in onda il video con le nostre trasmissioni della settimana. Ti mando un grandissimo bacio. Dammi Sasà, dai un primo piano. Facciamo vedere di nuovo la bellissima Times Square ai nostri amici e ci vediamo la prossima settimana, questa volta dalla spiaggia di Miami. Vai, Sasà, vai con il video. Allora, ragazzi, vi mando il video delle nostre puntate, poi facciamo l'ultima inquadratura a Times Square e poi andiamo in chiusura. Ragazzi, queste cose le vedete solo sui canali di Caffè Napoli e Pietro da Miami. Ci vediamo nella bellissima Miami il prossimo venerdì. Tanti auguri a me e tantissime grazie per tutti i ragazzi che mi hanno fatto gli auguri. Ciao ragazzi, alla prossima settimana. Auguri Pietro! Grazie, papà. Da Napoli a Miami, con Pietro da Miami, Caffè Napoli 1926, canale YouTube, bam! Parlami Napola con me una carturina, che noi tenemmo solo marapizio mandolina, ma realtà è tutta. Troppi cose sono sbagliate, ritrimbanti che stanno a tussi e noi a mannanza per non muri. Siamo stata condannata e poi ci siamo ribellata. Quanti cose sono successe, rindivi che sti quartieri riuscita, voi non camma fa, se a fatica non c'è sta, a rubammo siamo oneste, ma poi voi non siamo stessa.